prima che me, dopo me. No, qualcuno mi dice autorizzazione. Aspetta. Casa fino lì la cugina di sopra e poi cascata casa sopra, lì che devo dire, quella casa che sei la madre, lì è cascata sopra la mia e mi ha ammazzato un cazzo. Si è fatto male lei? Mi sono spaccato un dito, ma questo non è, il male ce l'ho qui, non lì. Un gà mi ha ammazzato un barboncino che era la vita mia. Lei? Lo stavo preparando a pranzo, il cane appena sentito il rumore è scappato fuori, quello scappato fuori è subito a piarugame e è cascata casa sopra, non casa mia, casa dell'altro. Allora, crolli effettivi no, grandissimi, e appena si entra nell'ingresso un po' di terrore lo mette che ci sono dei tramezzi che sono tutti movimentati, però ci sono le case adiacenti e quelle completamente sfasciate. E allora temiamo che ci fanno zona rossa, possiamo prendere nemmeno un paio di calzini come si dice. Adesso cerchiamo di trasferirci non so dove. Quando c'è stata la scossa? Dormiva. Per fortuna, chiamiamola fortuna relativa, ero a Trentino, c'era mia madre che aveva bisogno di assistenza, stavo là con, insieme a mia compagna e il figlio, e ci eravamo appena alzati e lì tremava tutto. Per fortuna un'abitazione costruita negli anni 70, anche quella, un secondo piano, veniva giù tutto, mobili, pezzi, però la costruzione ha retto, siamo usciti. Adesso siamo venuti a vedere, ecco, le piccolissime cose, proprio gli indumenti intimi, perché si pensa che qualche giorno qui finché non si adegua un po' la situazione. Ci armiamo di coraggio, donne, bambini e persone anziane non è una bella cosa.
andiamo via, andiamo via. Andiamo via. Da dove siete venuti? Da un dietro, da dietro. E mi chiamo Angelo Seri, sono funzionario area settore affari generali del comune di Caldarola. Siamo distrutti, distrutti, veramente distrutti. Mai vista questa esperienza dal terremoto del 97 che l'abbiamo vissuto in prima persona, ma questa stavolta non ho parole. L'unica tranquillità è che fortunatamente non abbiamo avuto morti e questa è forse l'unica cosa positiva, altrimenti altre cose, tutto è finito qui, tutto è finito. Noi siamo forti, però... siamo forti, vogliamo ricominciare, faremo di tutto per ricominciare. L'importante è che le istituzioni e i mass media ci stiano vicini, ci siano da supporto e facciano sì che capisca la gente, capisca le difficoltà che viviamo. Quindi solo questo, noi siamo forti e ripartiremo, però abbiamo bisogno delle istituzioni che sono, ci sono state qui, adesso sono venute qui, ma abbiamo sempre più bisogno delle istituzioni, abbiamo bisogno della gente che ci stia vicino. Il centro è completamente zona rossa. È diventata zona rossa, tutta zona rossa, perché abbiamo diversi crolli, come è crollata una chiesa, sono crollati diversi fabbricati, sono molti tetti crollati, il tetto del comune abbiamo visto è crollato, l'albergo comunale che era a fianco ha lesioni gravissime, ci sono crolli sotto le chiese. Quindi scuola, abbiamo la scuola che già avevamo evacuato, crollata, e quindi siamo in una situazione veramente che, come voi avete visto, che andate riprendendo, è una situazione veramente drammatica. Quante persone sfollate? Noi avevamo già sfollato circa 300 persone dopo la scossa della settimana scorsa, ricoverate in un capannone nella zona industriale, messo a disposizione da persone veramente fantastiche, e adesso non lo sappiamo perché tutti hanno paura e tutti non lo sappiamo. Adesso stiamo organizzandoci, ci è venuto la Protezione Civile dell'Emilia Romagna, è arrivata ieri, sta allestendo il campo, abbiamo allestito la cucina, quindi oggi saremo in grado da oggi di distribuire pasti alle persone. Circa 400 pasti riusciamo a distribuirli oggi. Perché poi da domani ricominceremo a ripartire, chiaramente siamo scioccati. Guardo sulla chiesa, se vedete, sulla chiesa lassù è crollato vicino al campanile, vedete ci sta una corda, quindi è crollato tutto quanto il tetto della chiesa. Queste case sono tutte lesionate, e quindi questo era il centro storico, il fulcro del paese, un comune piccolino, siamo 1800 abitanti, però cercheremo di ripartire e ripartiremo, soltanto, come ripeto, forse sono anche monotono, abbiamo bisogno che la gente ci stia vicino, che ci dia forza, ci aiuti in questo triste momento. Grazie. Grazie. Proprio la casa qua ma ho dato passi proprio che lì del comune del giorno del comune è un supermercato, adesso io meglio ma passa la rubetto, non no, io passo tutta la roba ho passato la roba, la dove se mi ha io la sono passato, faccio la via.
dove andate? Siete via a casa, che va a fare la passeggiata? Cerchiamo di rimanere tranquilli, non ci sono stati danni alle persone. Ripeto, per qualsiasi informazione, rivolgersi.